residuo sugli emendamenti, sugli ordini del giorno e sulla discussione di merito. E quando alcune settimane fa il Presidente della Giunta ha convocato i capigruppo di maggioranza e di opposizione per chiedere un percorso ordinato del bilancio, noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto, cioè presentare una serie di proposte che andassero nella direzione che noi ritenevamo più corretta rispetto alla fase politica che stiamo vivendo, che è una fase politica nella nostra regione di netta contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma è una fase politica in cui abbiamo da affrontare alcune sfide su cui c'è la necessità di stabilire alcune regole di ingaggio e di garantire la qualità degli investimenti, l'impatto degli investimenti e una continuità rispetto all'occasione del PNNR. Ora vedremo come si svilupperà la discussione e vedremo se dei tanti emendamenti che abbiamo presentato ci sarà, diciamo così, un accoglimento non formale, per cui preferisco fare bocciare degli emendamenti che accogliere degli ordini del giorno se poi non c'è un'impegnativa reale, perché altrimenti, diciamo, riprendo la dichiarazione che faceva un po' di tempo fa il consigliere Vaccarezza, quando diceva la differenza tra maggioranza e l'ordine del giorno e la minoranza è che la maggioranza fa le leggi, la minoranza fa gli ordini del giorno. Questa cosa qua ha un po' portato al fatto che è una impegnativa che a noi interessa poco. Vado sui temi e cercherò di non portare via tanto tempo. Io ho letto il bilancio, ho letto le misure, ho letto anche i collegati e le stabilità di altre regioni. E ho l'impressione che, veramente, lo dico senza polemica, si viva in una bolla in cui non comprendiamo fino in fondo, non comprendete fino in fondo, la profondità della crisi sociale che c'è. Non esiste un articolo, se non la riconferma dei 5 milioni di euro, che sono pochi, di riduzione IRPEF di fronte alla manovra IRPEF del 2016, non ci sono misure straordinarie per quanto riguarda la crisi sociale in cui versa la nostra regione. E quello di cui mi sembra anche un po' più evidente la mancanza è che in queste settimane sono usciti due dati. Li cito. I net sono 40.456. Sono più i ragazzi che non studiano e non lavorano nella nostra regione dei ragazzi iscritti all'Università di Genova, 33.733. Nei prossimi 10 anni la nostra regione perderà 110.000 abitanti, si ridurrà del 10%, è come se Spezia, per fare un esempio a caso, venisse cancellata dalla nostra regione. Di fronte ad una situazione di questo tipo, di una regione che ha perso una sua spinta attrattiva e propulsiva, che cosa facciamo? Continuiamo a pensare che sia solamente la parte degli investimenti infrastrutturali necessari, che saranno quelli in grado di farci rilanciare, o abbiamo bisogno di infrastrutture sociali, infrastrutture ambientali e occasioni di lavoro e di crescita nella nostra regione? Perché se noi pensiamo che alla fine di questa impostazione di scatole, di contenitori, gli investimenti arriveranno senza mutare il nostro modello economico, sbagliamo l'analisi. E io penso che l'analisi sia, cerco di essere buono, non dico sbagliata, ma non coerente con la fase politica ed economica che stiamo vivendo. Il Covid ha cambiato tutto, il mondo non sarà come prima. Non è una pausa, è una rottura di sistema. E parlando con chi ha meno della mia età, quindi quelli giovani sul serio, io ho quasi 40, i percorsi formativi, i percorsi di vita dei ragazzi della Liguria sono questi. Studio, faccio l'università, a Genova sì c'è una buona università, ma per quello che mi interessa meglio fuori, ma non ritornano. È considerato quasi normale il fatto che a 20-23 anni si decida di fare un'esperienza fuori dalla nostra regione. Per chi ha un'attenzione a percorsi professionali di una certa rilevanza, il fatto di uscire da questa regione
è una considerata la prima opzione. Ogni 2 anni perdiamo 35.000 under 35. Una città come Rapallo, più grande, va bene. E ogni 2 anni noi perdiamo questa parte. E le misure sulle nuove generazioni in questi anni sono stati quasi pari a zero. Non c'è l'assessore Cavo che nel 2018 presentò un pacchetto di proposte in cui disse facciamo un piano giovani, che non ha avuto effetti. Nel momento in cui si dice che col PNNR si creerà lavoro, ci vogliamo mettere in condizione di capire che tipo di lavoro creerà, qual è l'impatto occupazionale, la qualità e la sicurezza del lavoro che verrà creato in questa regione? Leggendo nelle poste di bilancio non c'è nulla di tutto questo. E c'è l'altro tema, parlo solamente di quello della vicenda dei giovani. Noi abbiamo un tasso di dispersione scolastico da Sud Italia, molto differenziato tra alcune aree di queste delle città più grandi come Genova, ma anche tra aree interne e città. E quando tu ti trovi nelle condizioni in cui la scuola, che è destrutturata dal punto di vista dell'edilizia sanitaria, nonostante quello che si dica, costruita diciamo con modelli complicati in un territorio complicato da servire, si trova in una situazione di mancato investimento, noi non scommettiamo sul futuro. Ecco, in tutto questo ci sono tantissime critiche che si possono rivolgere, avremo tutto il tempo, abbiamo più di un'ora per poterlo fare, ma se mi sento di dare diciamo un taglio è questo. In questa impostazione della manovra di bilancio manca un'idea che consenta a chi ha 20 anni di dire questa regione è una regione in cui posso stare. E non è diciamo responsabilità del Presidente della Giunta regionale, diciamo, ha una certa considerazione di sé, ma non gli do tutta la colpa di questo. È un tema di lento declino di questa regione, di un meccanismo piuttosto anchilosato e di mondi che parlano a se stessi e che non si accorgono che attorno il mondo sta andando in una certa direzione. Ho visto alcune riunioni, alcune bolle in cui ognuno di noi è. C'è un mondo che noi non stiamo intercettando e che sta andando in un'altra direzione. E quando è possibile che noi siamo in una regione che ha l'ITI, l'università e i grandi player ambientali e non riusciamo a essere la regione laboratorio della sostenibilità? E non diciamo una parola chiara, ad esempio, su questo, dal punto di vista del lavoro che può creare. Siamo la regione più anziana d'Italia, è la regione in cui i giovani sono il bene più scarso e non mettiamo in condizione nessuna politica per convincere i ragazzi a essere radicati qui per lavoro, per studio e per voglia di fare impresa. Ecco, sarebbe quello di quello di cui dovremmo parlare. E invece di questo c'è poco, se non nulla. I nostri emendamenti vanno in questa direzione. Avete detto ieri che ci sono 8 miliardi di euro sul PNNR, secondo me sono di meno, ma non possiamo investire almeno 8 milioni di euro per la progettazione dei comuni? Perché se avete messo 15 milioni di euro sulla sanità rispetto a 150 milioni di investimento, mi sarei aspettato un fondo un po' più grande, non il fondo attuale di 2 milioni. Nel momento in cui avremo di fronte cantieri ovunque, lavori pubblici, super bonus, perché non fare una manovra straordinaria sulla sicurezza, sul lavoro e la formazione, che è un'emergenza sociale? Sul tema della sanità post pandemia, come si può pensare che non vadano risupportate anche il personale sanitario? Penso al tema del burnout del personale sanitario, che è stremato da 2 anni di crisi pandemica, e per quanto riguarda la prevenzione. Sull'ambiente ne parleremo, ma questi sono elementi centrali di una manovra di bilancio che non vediamo. Vediamo misure, vediamo investimenti, ma questo cuore di azione non c'è. Noi proponiamo una serie di misure e speriamo che ci sia un cambio di impostazione, perché preferisco diciamo un dibattito franco e anche un po' spigoloso che ottiene risultati che diciamo una finta pace in cui l'importante è finire presto. Noi abbiamo bisogno di questo e penso che se ci sarà una lettura diversa e l'umiltà anche di raccogliere quelli che sono contributi propositivi dell'opposizione, faremo una manovra in cui con le nostre differenze troveremo delle cose utili per i Liguri. L'alternativa è che mentre le altre regioni stanno affrontando
in maniera molto più strutturata di noi la competizione del PNRR, al netto dei riparti regionali, ma la competizione dei modelli economici e del fatto che saranno attrattive e hanno un'idea di futuro, noi rischieremo di rimanere indietro. L'ho già detto all'inizio nel primo consiglio regionale quando ho presentato le sue linee di mandato. C'è anche una competizione tra regioni. Ci sono regioni pronte a ripartire più di noi, ci sono regioni che non lo stanno facendo o che lo stanno facendo in maniera insufficiente. Noi siamo tra queste seconde. Emilia, Toscana, Piemonte e Lombardia, dal punto di vista sanitario, quando ripartirà il meccanismo di, diciamo così, di post pandemia, ci devasteranno dal punto di vista delle fughe, per come è organizzata la sanità in questa regione. E servirà una riforma molto più strutturata, perché quello che si sta facendo è mantenere uno scheletro che si sta impoverendo senza investire. Ecco, di fronte a questo noi abbiamo bisogno di uno scatto e di un coraggio che ad oggi non vediamo. Noi vi offriamo una serie di proposte, una serie di iniziative e speriamo che ci sia da parte vostra, diciamo, una apertura concreta e reale e non un'apertura di facciata, che non interesserebbe non a noi ma ai Liguri, che insomma si aspettano che noi facciamo qualcosa di produttivo nel loro interesse. Grazie consigliere Garibaldi.